Ciao Travelers, benvenuti in questa prima top 5 dedicata alla musica. Infatti, ogni venerdì su questo canale andrà in onda una video classifica su top e flop e con tante informazioni e curiosità sul mondo della musica. Prima di iniziare il video, vi invito ad iscrivervi qui sotto ed attivare la campanellina per non perdere i prossimi video e lasciate un bel like per aiutarmi alla crescita del canale, ragazzi. Ed ora, top 5 acoustic cover migliori delle originali. Al quinto posto, ragazzi, troviamo i Boyz Avenue con la cover Dream On degli Aerosmith. Dream On è una canzone del 1973 scritta da Steven Tyler e uscita come singolo di debutto dell'omonimo album della band. La canzone è una ballata struggente e potente allo stesso tempo, tra le più belle e le più celebri della storia del rock. E mi ha stupito infatti la rivisitazione acustica dei Boyz Avenue. I Boyz Avenue sono un canale YouTube famosissimo con più di 10 milioni di iscritti e milioni e milioni di views. La canzone infatti è difficilissima da cantare, già se hai una band alle spalle che ti supporta. E qui i Boyz Avenue con solo una chitarra e voce danno vita a una prestazione emozionante. Al quarto posto troviamo Alex Britti con la sua cover L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. L'isola che non c'è è una canzone uscita nel 1980 nell'album Sono solo canzonette. Bennato sogna una terra senza odio e senza guerre e la trova nell'isola che non c'è di Peter Pan. Il messaggio della canzone è forte e chiaro. Non ascoltare quello che ti dicono gli altri e credi fermamente nei tuoi sogni. Alex Britti propone questa cover in un MTV Unplugged. Infatti Alex Britti è l'unico italiano ad essersi esibito in un MTV Unplugged, che ha ospitato nomi grandissimi come Clapton, Cranberries, Pearl Jam e moltissimi altri. Grazie alle sue qualità chitarristiche e al suo suono pop blues è riuscito a personalizzare una canzone e a renderla totalmente moderna. E niente ragazzi, al terzo posto abbiamo qualcuno che ci fa innamorare anche delle canzoni più trash o commerciali. Sto parlando di Ed Sheeran, con la cover Baby One More Time. Baby One More Time è una canzone di Britney Spears che fa parte dell'omonimo album, uscito nel 1999. Il successo della canzone è dovuto all'heavy rotation in TV e radio della canzone, al punto tale di vendere 10 milioni di copie in tutto il mondo. Ed Sheeran, beh ragazzi, non ha bisogno di presentazioni. In questa cover amatoriale, girata in un camerino, riesce a trasmettere una grande credibilità e tante emozioni, solo con chitarra e voce, come il suo solito. Nonostante il testo della Spears parli di una delusione d'amore, è come lei vuole essere colpita ancora? Al secondo posto ragazzi troviamo John Mayer con la cover Free Falling. Free Falling è una canzone dell'artista statunitense Tom Petty. Pubblicata come singolo per promuovere l'album Full Moon Fever nel 1989, è stata composta in solo 2 giorni, da lui e dal suo collaboratore Jeff Lynne. Free Falling è una delle composizioni più famose di Tom Petty ed una di quelle più fortunate a livello commerciale. Si trova alla posizione 167 della classifica delle 500 migliori canzoni della storia, secondo Rolling Stones. John Mayer propone una cover a 3 chitarre, versione moderna e struggente grazie alla sua voce graffiata e alle armonie create dalle 3 chitarre. Pelle d'oca assicurata, ragazzi. Al primo posto, ragazzi, troviamo James Bay con la cover If I Ain't Got You. La canzone è prodotta interamente dalla cantante soul R&B americana Alicia Keys. È il secondo singolo estratto del suo secondo album, The Diary of Alicia Keys. È la canzone più eseguita dall'artista statunitense, insieme a No One e Falling, ed è anche una delle più difficili a livello vocale per lei. James Bay, noto cantante inglese, sorprende il pubblico dello Spotify Session UK con questa cover e la introduce come la sua canzone preferita di Alicia Keys. E ragazzi, che dire, una chitarra con un suono profondissimo, accompagnato dalle percussioni, con una prestazione vocale da brividi. Ragazzi, questa è stata la mia classifica sulle top 5 acoustic cover migliori delle originali. Vi lascio tutti i link delle canzoni sotto in descrizione. Fatemi sapere con un like se questo video vi è piaciuto e commentate con le vostre top 5 acoustic cover migliori delle originali, perché sono curioso di sapere i vostri gusti. Ragazzi, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a domenica per un nuovissimo travel vlog. Ciao Travelers!